No, dicevo scusa, rifai. E magari la fanno un po' più scenica del tipo che sto così e poi vedi me, sto a dormire, però non mi Sì. si vede bene la faccia. Tu mi togli la faccia e c'è sto io che sorrido. Ah, Così faccio bello. vedere che sembro un hype, capito? Ah, bello, ma ti senti così importante? Cioè, nel senso, addirittura fa rifare la scena per entrare. Oh, Oh! io ti sto da Oh, manca consigliere. poco! Stai zitto! Devo prenotare i biglietti! Biglietti. Secondo voi perché eravamo tutti così agitati quella sera? Perché Perché siamo pazzi. il 15 dicembre esce. No, vabbè, in realtà voi lo vedrete dopo, quindi devo cambiare un attimo. Vabbè, comunque il 15 dicembre è uscito un film che tutti noi conosciamo e per cui c'era una grande attesa. I biglietti sarebbero usciti a mezzanotte 01, quindi ci siamo riuniti a casa di amici ad aspettare il momento giusto per prenotarli. Ciao. Sei contento di questa cosa, vero? Ma me ne frega un cazzo, andiamo a piaggerato. L'attimo in cui il sito sarebbe tornato online per permetterci di prenotare quei quattro posti al cinema, possibilmente vicini e in una zona centrale. Questa è la situazione. Non va bene All'1:30, per niente. Senza sellare. biglietti. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Comunque, tutto questo mi ha fatto pensare a quanto sia incredibilmente importante il tempismo nella vita. Carpe diem, dicevano i latini. Che poi che cazzo avranno voluto dire? Scusate, ho fatto ragioneria con un territorio inesplorato per me. Ma vabbè, riassumendo, sarebbe tipo cogli l'attimo, più comunemente tradotto con cogli le occasioni. Santo Google. Perché il treno giusto passa una sola volta, vabbè, insomma, tutte quelle cose lì. A proposito di treno, ma in ritardo pure oggi? Uno. Con un ritardo previsto di 135 minuti, diversamente da quanto già annunciato. A voi è mai capitato di avere rimpianti? Di non aver detto quella cosa in quel momento? Di non aver colto quel segnale? Di non aver dato quel bacio? Di non essere stati più tempo con quella persona? Che poi anche questa cosa del treno che passa una sola volta nella vita devo ancora capirla. Come lo sai che è quel treno? C'è un segno? Qualcuno che te lo dice? Tipo... Ehi, eccomi, sono quel treno! Prendimi! Ogni volta che scendo a Trastevere per andare a casa del mio miglior amico, sì, quello dello scorso vlog, che ancora mi odia perché non avete apprezzato il suo bellissimo cappello, siete veramente degli insensibili. Dicevo, ogni volta che vado a casa sua, passo sotto un ponte lì dietro, vedo sempre lo stesso senza tetto e inizio a farmi le stesse identiche pippe mentali tutte le volte. Tipo, ma perché vive così? Mi sono sempre rifiutato di credere che sia una sua scelta. Che piacerebbe vivere così? Che poi, tornando alla cosa dei treni, è assurdo quanto in realtà molte occasioni colte quasi per sbaglio diventino quelle più significative della tua vita. Un po' come tutte le scoperte dell'umanità fatte per sbaglio, tipo Newton con la gravità, i raggi X, le patatine, il Viagra. Il fatto è che quando ti rendi conto di quante persone guardino effettivamente i tuoi video, pensi, cazzo, devo utilizzare questo potere per il bene, perché per quanto non esageratamente alto come numero, frase aggiunta per cercare di apparire umile quando in realtà me la sto tirando una cifra. Comunque dicevo, per quanto non esageratamente alto come numero, alla fine in qualche modo sto influenzando un sacco di persone, quindi non possono che tornarmi in mente le parole del povero zio Ben che mi dice: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. e con il petto pieno di orgoglio penso, devo utilizzare questo potere per uno scopo nella vita, per trasmettere grandi valori e... Sì, ha fatto l'alternanza Sì. corna lavoro. Ragazzi, la terra è piatta. Vabbè. Ah sì, dai, una cosa voglio dirvela. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare. Diventerà freddo e morirà. E per quanto sia una visione un po' cinica, è tristemente vero, quindi masticatevi. Se volete inviare quel messaggio, mandatelo. Se volete baciare quella persona, fatelo. Baciatela. Sempre che lei voglia, perché altrimenti è tipo reato. Volete vedere una persona che non vedete da tempo? Vedetela. Volete passare del tempo con i vostri genitori, amici, parenti? Fatelo, perché poi potrebbe essere troppo tardi. Ah, scusate, scusate, ho dimenticato la frase per far incazzare i Novax. Fatevela sta terza dose. Dai. Allora, che mi metto per andare al cinema? Magari la prossima volta.